Dal 16 dicembre in Italia sarà disponibile il vaccino per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Come sarà questo vaccino dedicato ai più piccoli? Dunque, il vaccino che sarà disponibile sarà un vaccino che è quasi uguale a quello che usiamo noi adulti, soltanto che c'è una quantità all'interno che è un terzo di quella che serve per gli adulti. Si farà in due dosi, esattamente come per gli adulti, e in questo momento si è deciso di fare due dosi a distanza di 21 giorni. La distanza fra le dosi non è mai una cosa scritta nella pietra. Il sistema immunitario riconosce la seconda dose, anche se noi la facciamo non dopo 3 settimane, anche dopo 5, dopo 6. Quindi il motivo per scegliere un determinato intervallo è a volte anche un motivo organizzativo, oltre che un motivo immunologico. Cosa direbbe ad una mamma o ad un papà per far comprendere l'importanza di vaccinare il proprio figlio? La prima cosa che direi è che la vaccinazione dei bambini deve essere fatta per i bambini, non per la società, per i nonni, per i compagni fragili. Certo, anche per loro è un vantaggio collaterale, ma il nostro primo obiettivo è quello di proteggere il nostro bambino. Se voi avete sentito i dati americani, mi piace ricordare i dati americani perché quelli sono un paese più grande di noi e quindi hanno numeri più grandi di noi. Nella fascia 5-11, durante la pandemia, sono morti 94 bambini della fascia 5-11. Allora uno potrebbe anche pensare, come numero, 94 bambini è un numero piccolo, però è un numero di bambini che sono morti e che non sarebbero morti se avessero avuto il vaccino. Allora, considerando che il vaccino che abbiamo a disposizione, questo ci dice EMA, questo ci dice AIFA e l'FDA, è un vaccino sicuro, senza effetti collaterali, io vorrei farlo al mio bambino per evitare anche quei rari casi di morte, quei rari casi di malattia infiammatoria grave che è la MIS-C, quei rari casi di long COVID che sono veramente un problema, ma anche per un altro motivo, perché i bambini hanno bisogno di ritornare a una vita normale psicologicamente e essere vaccinati li aiuterà a farlo, perché potranno tornare a frequentare lo sport, uscire con gli amici, andare a qualche compleanno, cosa che ora noi gli impediamo un po'. E dovete credere che ha portato sui bambini un problema grandissimo psicologico, molto più di quello che a volte noi crediamo, una cosa che abbiamo anche sottovalutato tanto. Con l'aiuto del vaccino possiamo recuperare anche questa parte psicologica. Ci sono delle categorie di bambini per le quali è sconsigliato effettuare la vaccinazione anti-Covid? Il vaccino è un vaccino ucciso, quindi si può fare anche ai bambini non fragili, fragilissimi, perché comunque in nessun modo un vaccino ucciso può mai scatenare la malattia. Quindi una vera classe di bambini a cui non si può fare, è difficile anche immaginarla. Possiamo pensare a tutti quelli che hanno avuto magari una reazione allergica grave dopo la prima dose e così evitiamo di fargli la seconda dose. Però anche in quel caso ci sarebbero degli accorgimenti che potremmo utilizzare per consentirgli di fare anche la seconda dose. Quindi il numero delle persone che non possono farlo forse si conta sulla punta delle dita. I bambini tra i 5 e gli 11 anni sono spesso alle prese anche con altre vaccinazioni consigliate come quella antinfluenzale o obbligatorie. È possibile effettuare queste vaccinazioni in concomitanza con quella anti-Covid? Non ci sarebbe nessun motivo per farli separati, perché un vaccino ucciso come quello del Covid può essere fatto insieme a qualunque altra cosa. È questo che già ci dicono anche le organizzazioni pediatriche straniere come americane e inglesi. Però io penso che sia molto importante distanziarli un pochettino, ad esempio una settimana, perché se vogliamo valutare bene gli effetti collaterali, li valutiamo molto meglio se li facciamo separati. Se io faccio a un bambino insieme due vaccini che si potrebbero fare, ad esempio il richiamo di difterite, tetano, pertosse e polio e insieme anche il Covid, se stasera ha la febbre, non so a chi dare la colpa dei due.
Quindi, solo per questo motivo, per osservare bene gli effetti collaterali, è giusto separarli un pochettino, ma non c'è nessun motivo immunologico e nessuna interferenza.